all'ospedale. Che è successo? Mi ha dato una botta, ho sbattuto il collo, mi fa male tutto. Ora mi porti all'ospedale, mi fa male. Va bene, andiamo, andiamo. Andiamo verso il pronto soccorso e vediamo cosa ci dicono. Ehi, non si può riprendere qui. Stefano, ti ho detto, stacca la telecamera. Ok, ok, no, mi scusi, aspetti. Ok. Mi fa male. Allora, dobbiamo fare delle lastre. Aia, aspetta. Ciao a tutti funghetti e funghettine e benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Stefano e come vedete manca qualcuno vicino a me. Voi direte chi manca? Ilari. Proprio così, manca Ilari perché sono fuori scuola e sta per uscire e gli sto per fare una sorpresa. Ma più che una sorpresa, forse uno spavento. Perché qui con me, guardate chi c'è anche oggi, purtroppo, porca miseria. Ciao. La zia Nicole, ma perché sei venuta? Perché? Non avevo niente da fare. Perché non hai niente da fare? Ma tu perché non vai a scuola? Perché volevo fare questa sorpresa particolare a Ilari. Allora, praticamente abbiamo pensato a fare questo scherzetto. Prenderemo Ilari a scuola e Nicole si nasconderà dentro il cofano della macchina. Quindi Ilari salirà in macchina, penserà che non c'è nessuno, quindi parlerà, mi dirà cosa ha fatto a scuola. Ma in verità dietro ci sarà Nicole. Poi dopo lo scherzo ovviamente andremo a casa e faremo delle fantastiche sfide. A casa abbiamo preparato, ragazzi, una cosa fantastica. Quindi mi raccomando, continuate a vedere il video e iscrivetevi al canale adesso. Vai Nicole, sei pronta? Per un'altra sorpresa. No, questo è troppo divertente. Vieni, questo è il cofano della macchina. Beh, c'è un po' di casino, però comunque ci entri. Sei pronta? Praticamente tu poi dovrai sbucare con la testa da qui. Ma questo mi va in testa. Ma no, entra, vai. Dai che ci entri. Faccio farvi. Bravissima, ok. Non chiudere, ti prego. Come non chiudo? Lo scherzo è proprio quello. Ma che devo... non c'entro. C'entri, rannicchiati. Vado, tu rimani chiusa così. No, non stai. Sì, chiudi. Ecco qua ragazzi, ho chiuso Nicole in macchina dentro al cofano, quindi adesso vado a prendere Ilari e vediamo la sua reazione. Quindi ragazzi, continuate a vedere il video per vedere cosa farà Ilari, se si spaventa, se si mette paura, non lo so. Andiamo. No, io non ce la faccio. Quanto ci metto? No, non mi muovo più. Allora ragazzi, Ilari è appena uscita da scuola, questo zaino pesa un botto, a reggilo tu, ecco qua. Da. Ilari, dai, vieni in macchina. Perché mi è venuto da ridere così, perché sono contento. Allora dai, sali in macchina. Ecco qua. Oh, allora? Come va? Tutto bene? Sì. Che hai fatto? Niente. Allora, brava Ilari, prendi la cinta. Vabbè, ti aiuto? Dovrebbe andare bene. Beh, non proprio, aspetta, te metto io. Allora Ilari, stiamo per partire, ok? Andiamo a casa. Che facciamo a casa oggi, Ilari? Io mi metto un po' a successo? Che perché strilli? Ilari, mi spieghi cosa è successo? C'è un mostro in macchina! Un mostro in macchina? Ah, io so qual è! Io so chi c'è in macchina, non era proprio un mostro. Ma ti sei spaventata? Ah, non hai capito chi era? Allora adesso andiamo a vedere chi era. Vieni con me. Non c'è nessun mostro, vuoi vedere chi era? Sì. Sei pronta? Oh, è il mostro! No, mi ha fatto male. Che è successo? Mi ha dato una botta, ho sbattuto il collo, mi fa male tutto. Ma dove hai sbattuto? Scusa. Il collo. Ma quando? È prima. Ma Nicole, stai facendo veramente o per finta? No, veramente, non riesco a muovere il collo, ho male. Aspetta, allora innanzitutto scendi da qua. Dai Nicole, ma stai facendo uno scherzetto. Un altro scherzetto, no, dai. Non so. Adesso l'abbiamo, è finito lo scherzo a Ilari, dai, non è finito. Mi fa male. Dai, basta, dai, scendi. Dai, scendi dalla macchina, dai. Stefano, basta, leva la telecamera. Mi sono detto, mi sono fatta male davvero. Allora, spingiamo un attimo la telecamera, dai. Ilari. Ila, levati. Stefano. Ma scusa Nicola, tira di su. Ma come ti sei vestita tu? Ma quale dottoressa, Ilari? Ma ti sembra questo il momento di giocare? Stefano, mi porti in ospedale, per favore, basta con questa telecamera. Mi dici che cosa? Non c'è bisogno di fare questa cosa. A casa di papà abbiamo tutto.
va bene. Sdraiati. Nicole, mi fammi capire. Nicole, guarda, veramente vado a pronto soccorso. Fammi capire se stai facendo veramente. Stefano, sono sedia, non riesco a muovere il collo. Mi fa male, ti sto dicendo ancora che continui con questa telecamera. Stefano, basta con questo. Ma basta, non voglio fare più niente. Questa è colpa tua, sempre con questi scherzi. Ogni volta mi devo fare male io. Ma che c'entra? Non lo sapevo. Non mi interessa, ora mi porti all'ospedale, mi fa male. Va bene, andiamo, andiamo. Ilari, vuoi, a te ti vuoi andare a casa? Intanto ti porto da mamma? Mentre no, porto... no, no, io voglio stare con Nicole, voglio vedere che gli fanno. Ok, dai, andiamo insieme, dai. Nico, ce la fai? No, Stefano, basta, dai, andiamo, per favore, leva questa telecamera. Ehi, esci. Nico, ok, andiamo, ferma, ferma, andiamo. Ok, Nico, ce la fai? No, mi fa male. Nico, resisti, eh? Mi fa male. Va bene, ascoltami, vuoi che ti porto io o chiamo l'ambulanza direttamente qui? No, portami tu. Porca miseria, te l'ho detto, era meglio non farlo questo scherzetto. Ma sei stato tu, dimmelo di farlo! Me l'abbiamo deciso insieme. Ma non sapevo che ti facevi male poi. Io che ne so, scusami, mica sono un mago, eh. Dammi una mano. Papà, ha scrocchiato. Come ha scrocchiato? Sì. Dai, adesso sto andando, fermi. Nico, sei sicura? Vogliamo andare a casa? No, magari... voglio andare in ospedale, Stefano. Ma ascoltami un attimo. Guarda, all'ospedale c'è tanta fila, magari. Non solo mi interessa. Ha preso solo una storta, magari. Ma no, al collo, la storta, Stefano. Sei sicura? Sono sicura. Guarda, e poi lì all'ospedale magari ti fanno le lastre, le cose. All'ospedale potrebbe essere anche doloroso, eh. Sei sicura? Te la senti? Non mi interessa, voglio andare all'ospedale. Va bene, Funghetti, allora intanto noi andiamo verso l'ospedale e andiamo verso il pronto soccorso e vediamo cosa ci dicono. Dai, Nico, no, scendi. Scendiamo. Dai, siamo arrivati. Ce la fai, Nico? Fa male. Ferma. No, ferma. Dai, piano ti piano. Ti fai cascare un'altra volta. Ma ferma. Oh. Ce la fai a camminare? No. Nicole, sta male. Ma ti sembra adesso? Nicole, sta male. Ilari, ma ti sembra adesso il momento di fare un concerto, di giocare? Scusami, no, veramente, non sto giocando. Ilari, poi non si là che siamo arrivati qua fuori all'ospedale. Nicole, sta male. Ce la fai? No, Stefano, non ce la faccio. Vieni, dai. Ilari, mi dai una mano invece di giocare col microfono, per favore? Allora, Funghetti, siamo arrivati fuori al pronto soccorso e adesso c'è un po' di fila e entriamo dentro, vediamo se ci fanno riprendere con la telecamera, così ci fate compagnia e magari sostenete zia Nicole. Ilari, aspetta, dai, ferma, aspetta. Aiutami, Ilari, aiutami. E non si può riprendere qui, eh? Stefano, ti ho detto stacca la telecamera. Ok, no, scusi, aspetti. Ok. Parlare con io di nascosto la telecamera. Va bene, Ilari, non ti far vedere. Dammi, posso sapere cosa è successo? Allora, mia zia, io in macchina mia hanno fatto uno scherzo. Pensavo che era un mostro. Quindi io gli ho dato per sbaglio una botta e lei ha sbattuto al vetro. Ora siamo venuti qua al pronto soccorso e gli fa tantissimo male il collo. Ok, leviamo un attimo la telecamera però, per favore. Mi faccia vedere, per favore. Mi fa male. Dobbiamo fare delle lastre qui, c'è da fare delle lastre e una risonanza magnetica. Probabilmente ci vorranno qualche ora. Allora, Funghetti, Nicole è dentro il pronto soccorso. Probabilmente ora gli faranno delle lastre. Rimanete con noi, anzi magari iscrivetevi al canale per continuare a vedere il video e vediamo cosa ha Nicole quando esce. Speriamo nulla di grave. Ragazzi, ma quando arriverà Nicole? Sono molto preoccupata. Allora ragazzi, vedete, Nicole in questo momento è al pronto soccorso e ovviamente ho chiamato mio padre, cioè anche il papà di Nicole, e il nonno di Ilari praticamente, e ha detto che la va a prendere lui e appena ha fatto la porta qui. Ragazzi, sono molto... Ah, il campanello! Vai là, corri, vai a aprire, apri tu, corri, questa è Nicole, questa sarà Nicole, no, non lo so. Io non lo sopporto. Nicole, ma che hanno il collo? Ila, dov'è Stefano? Ila, riaperto! Nicole! Oh mamma mia! Ma è più grave del previsto! Adesso vi spiego tutto, basta che mi fate mettere seduta perché non ce la faccio più a stare in piedi. Allora Nicole, mi spieghi tutto per favore? Ma come stai? Come sto? Mi dici? Io l'ho detto sin dall'inizio che non stavo scherzando. Non ho capito, volevo solo te... Però dimmi qualcosa. Ma Nicole, sdraie! Aia, aspetta. Allora... Praticamente, allora, la paziente Nicole Pollari è andata... Porca miseria, Nicole, ha una contrattura al collo. 30 giorni con il collarino devi stare. Porca miseria. 30 giorni. Oh, ho un'idea. Possiamo giocare al dottore che ti sei fatto veramente male. Ti posso curare. No. No, Ila. Sì, invece, la posso curare.
Ma Ilaria, ascoltami, non è un gioco. Nicole si è fatta veramente male. Lo so, infatti. E allora? Ascoltami un attimo. Se Nicole sta veramente male, al collo gli fa male, probabilmente gli scoppia la testa, non ha dormito e è un po' stanca. Facciamola un po' riposare, ok? Ma facciamo uno scherzo a Nicole. Ma come uno scherzo a Nicole? Ora l'ultimo scherzo gli è costato un collarino. Nicole, come va? Un po' meglio? Sì. Sei... Ma perché non ti riposi un po' sul letto? Non mi va, sono scomoda. Che non c'è nessuno dietro di te. Ilari, basta, Ilari, basta, Ilari, basta, finiscila questi scherzi. Come non c'è nessuno? Chi è stato? Guarda, girati, lo vedi? Non riesco a girarmi. Va bene, però vedi, anche se ti giri, non c'è nessuno. Ma che è successo? Dimmi cosa hai sentito. Nicole, non c'è nessuno, mi spieghi cosa hai sentito? Stefano, dimmi. Pure quando sto male. Ma non c'è nulla, lo vedi? È presa. No, chi è presa? Ilari, basta, basta, questi scherzetti, Ilari, hai ragione, Nicole, facciamola riposare, dai. Che mi faccio? Adesso questa, o te la rompo o te la tiro, va bene? Ilari, si è fatta male? No. Allora calmi, Ilari, ti puoi calmare? No. Nicole, no. Però anche tu la provochi. Ma io sto male. Infatti, Ila, adesso basta così. Io direi che oggi veramente è abbastanza. Ma scusa, ma perché? Ragazzi, questa non è una casa, è un manicomio. Cioè, io veramente non ce la faccio più, funghetti. Aiutatemi voi perché io sto esaurendo, veramente. Non entrate! Che c'è, papà? Ilari, per favore. Per favore, adesso che Nicole sta male, non si può sempre giocare. È il momento un attimo di stare calmi, ok? Hai ragione. Devo prendermi cura di Nicole. Brava, Ila, così dimostri di essere proprio grande. Sì, ora ti posso raccontare una favola. Brava Ila, allora praticamente adesso Nicole, Ilari ha capito e si prenderà cura di te, ok? Ti racconto una fiaba. C'era una volta. Oh, quindi finalmente Nicole si può riposare. Io direi che ci possiamo vedere domani in un altro nuovissimo video. Prima vado a prendervi una cosa. No, fermo! Aia, porca miseria! Ma che cosa c'era per terra? Forse il collarino servirà a qualcun altro adesso. Ma tu ti senti bene ora? Io un po' meglio. Papà mio. Saluto dai funghetti. A, E, I, A, U. Ti sta alzando tuo padre. Ah, è meglio.